La settima edizione del Gran Carnevale Romano 2009, finalmente il sole, adesso si è un pochino offuscato ma la giornata rimane buona, sicuramente ci aiuterà a rendere ancora più piacevole questo Gran Carnevale della Tiburtina, la più importante manifestazione in maschera della città. Pensate che negli anni scorsi è riuscita a raccogliere circa 70.000 persone, una manifestazione che cerca di recuperare la tradizione storica romana, quindi con le maschere che tutti conosciamo, ma anche con una ventata di novità. Ormai da qualche edizione abbiamo imparato a conoscere il Tiburtello e quest'anno finalmente conosceremo molto meglio anche la bella romanina. Ma sono anche molto forte. Posso anche sconfiggere qualcuno. E chi vuoi sconfiggere? Qualche cattivo, se c'è qualcuno in giro, se qualcuno vuole combattere con me. Lui ha anche uno strumento che è un po' del tipico passeriello napoletano, no? Ispirato a Totò. Non parli ma mi dici tante cose, te sto a capire me voi strappando un sorriso. La lettera che mo conservo in casa, adesso so davvero di chi è. E non bisogna più azzompa una mosca, adesso che ho ritrovato te. Sei di Tiburtello amico che c'è, un amico quanto è bello si rassomiglia a te. Sei tu che mi hai riacceso l'allegria, è tanto che non ridevo più. Sei una maschera, te guardo e m'assomigli, come un amico io te do del tu. Chi sei, da dove vieni, ma dove vai? Agli amici che ci stanno seguendo da Roma 1, la bella romanina, SPQR Doc, vogliamo far vedere un po' meglio? Prendete il dettaglio, SPQR. Rosangela, io credo che l'abbiano già notato tutti, eh. No, basta così, Thank you.
dire due parole nei confronti della CRASE, che è l'associazione dei sardi a Roma, che in questa occasione nel 2009 ci presenta la creatività e la bellezza che vengono dalla Sardegna. Lei è Miss Claudia Boi, finalista Miss Italia, indossa un abito splendido realizzato dalle sorelle Piredda, che sono delle stiliste di Cagliari. Raccontateci adesso che cosa rappresenta questo meraviglioso costume che stiamo vedendo con questo copricapo così scenografico. Rappresenta una regina mitologica vestita da un uraghe. Ci stanno facendo un po' di dispetti queste maschere, eh? Accipicca, mamma mia quanti coriandoli. Ecco, è la prima maschera della vostra collezione oppure ne avete realizzate altre? Mai una maschera, è la prima e l'abbiamo dedicata a questo carnevale. Quindi inaugurata per il Gran Carnevale della Tiburtina. Ecco. Che dici, il nostro cameraman, la facciamo una panoramica su questa strada davvero piena di gente, coloratissima, con tanti bambini, tantissime maschere colorate che salutiamo, ciao! Abbiamo cavalli e cavalle barberi, vai e morelli, pezzati o picchiati, con coda scodati. Si affrontano i colonna mal scolpita, gli orsini spellecciati, i corsini sanpietrati, i barbenini imberbi, i lancellotti scagliati, i ripospigli stagnati, i chigi stavolazzati, il borghese malarnese. Caro generale, lei ha un destriero, insomma, degno della sua fama, eh? Quante medaglie, eh? Quante imprese! Pieno di medaglie! Io so quello che ha preso Porta Pia! Ho fatto io la Brescia!